Buona la prima della pool promozione per l'Itas Trentino che batte Montecchio per 3-0 con parziali 25-22, 28-26 e il conclusivo 25-12. Un'avversaria agguerrita che per due set ha dato del filo da torcere alla ragazza di Saia, la migliore in campo, la centrale Gaia Moretto, che ha chiuso una prestazione davvero ottima in tutti i fondamentali, facendo anche all'occorrenza la palleggiatrice. Trento che, ricordiamo, tornerà in campo per la seconda giornata della pool promozione già sabato prossimo, ancora al San Vapolis. L'avversaria sarà il CDA Talmasson, ma andiamo a sentire le protagoniste di questa prima giornata di pool promozione. Non abbiamo capitalizzato qualche occasione che avevamo, che ci eravamo costruiti e che non ci ha permesso di prendere quel margine di vantaggio che probabilmente avrebbe messo i primi due set in modo più favorevole per noi. Ci siamo riusciti solo nel terzo set, però brave a lottare nei primi due, a rimanere attaccate ad una squadra che quando la ricezione funziona gioca una pallavolo veramente rapida e non è semplice da arginare. 3-0, non reale 3-0, però siamo contente, siamo state lì sul pezzo quasi tutta la partita, abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto che ci sta perché loro ci hanno messo in difficoltà, ma dobbiamo anche essere più pronte ad affrontare questi passaggi a vuoto. Nelle prossime partite ci saranno perché sono tutte squadre forti. Montecchio non era una squadra da sottovalutare, ci ha messo sotto pressione, soprattutto nei primi due set, partita molto aggressiva. La partita, diciamo, ha fatto qualche errore in battuta, però quando sono entrate le battute ci ha messo abbastanza in difficoltà ed ha difeso tanto, quindi questo è quello che ci ha messo un pochino più di difficoltà. Poi noi abbiamo preso il nostro ritmo e siamo riuscite, diciamo, a giocarcela alla pari.